Non è un paese per poveri. Ieri è cenere. Il domani è legno. Solo oggi il fuoco risplende. Detto Inuit. Finché non ho in mano una piantina dell'Alaska, tutto rimane vago e indefinito. Un cumulo di nomi appesi come lanterne cinesi sul soffitto. Quando dispiego la cartina sul pavimento, resto senza fiato. L'Alaska è immensa. Misuro le distanze a spanne tra un luogo e l'altro. Ci sono aree molto vaste che non hanno strade percorribili. Nome, ad esempio, famosa per la corsa all'oro e che si affaccia sullo stretto di Bering, è irraggiungibile via terra, come altri centri abitati. Dawson, cittadina raccontata in tante storie del Far West, mi strizza l'occhio dallo stato dello Yukon, in Canada. Barrow, il tetto del mondo che si affaccia sull'oceano Artico, è il paese più a nord degli Stati Uniti. Desidero intensamente vedere questi posti sperduti. Accarezzo i nomi sulla cartina, ma nulla può essere lasciato al caso. Ci saranno degli imprevisti? Oh sì, se ce ne saranno. I preparativi sono fondamentali. Il volo durerà un'eternità. La temperatura sarà mutevole. Il viaggio su strada sarà di almeno 10.000 chilometri. Le condizioni delle strade sono alquanto dubbie. Gli alberghi sono estremamente costosi e scarsamente distribuiti sul territorio, e i prezzi delle camere, che mi arrivano via email, mi lasciano a bocca aperta. Prevedo il mio punto di partenza a Fairbanks e traccio un ambiziosissimo percorso sulla mappa, ai limiti dell'impossibile. Con l'auto è proibito andare fuori strada. Pare che nessuna compagnia di autonoleggio o di assicurazioni lo consenta su Gravel and Unpaved Road, strade sbrecciate e non asfaltate, che compongono un buon 50% del mio percorso. Occorre noleggiare un veicolo adatto, un fuoristrada attrezzato per la Dalton Highway in Alaska e per la Dempster Highway nello Yukon. Due strade che attraversano il circolo polare artico e i cui soli nomi costituiscono già una sfida. Ma le difficoltà, invece che demoralizzarmi, mi rinvigoriscono. La mia determinazione lievita a dismisura. Tempesto di email, agenzie di autonoleggio, assicurazioni, vari dipartimenti e ministeri dello Stato dell'Alaska, dello Yukon, del Canada e degli Stati Uniti. L'unico dubbio che non ho è per i voli interni. Solo la Alaska Airlines offre buoni collegamenti. Ordino ulteriori cartine e guide, cerco notizie sui consolati italiani, informazioni sulle condizioni delle strade, sui calendari di Powwow, e poi esploro possibilità di battute di caccia all'orso, di caccia fotografica, di caccia ai fantasmi. Nulla mi sembra irrealizzabile. Ho ancora 15 giorni prima di partire, per organizzare tutto. Molte email restano senza risposta, altre recano notizie sconfortanti. Qualcuno mi augura good luck. Dave, un impiegato del Ministero dei Trasporti, mi adotta e mi manda una lista delle strade percorribili assieme a molte raccomandazioni. Buffo, pare che ci sia in Alaska diversa gente preoccupata per questa donna italiana che viaggia da sola. Sembrano chiedersi: sarà selvaggia, tosta o picchiatella?